Una riunione aperta a tutta la maggioranza per dare una svolta alla sanità pugliese, imprimere quella sterzata necessaria per risolvere i tanti e gravi problemi del sistema sanitario regionale. In particolare, migliorare la capacità di assunzione del personale, aumentare la velocità di rotazione dei dirigenti e fare in modo che ciascun paziente a carico di un centro di riferimento regionale per una malattia cronica o di lunga durata, una volta preso in carico, possa ricevere tutte le prestazioni e le relative prenotazioni dallo stesso centro di riferimento e quindi non lasciarlo più solo al CUP. Queste sono le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine dell'incontro politico che si è tenuto ieri. Abbiamo pazientato moltissimo anche sulle questioni legate alla spesa farmaceutica, ha detto Emiliano. Ci sono delle ASL che non hanno rispettato il limite della spesa farmaceutica in molti casi. Obiettivamente non era neanche molto semplice, però la legge che abbiamo approvato è chiara: i direttori generali delle ASL che hanno sfondato il limite di spesa farmaceutica decadono dall'incarico, quindi verranno tornati senza nessuna colpa, ma come elemento di stimolo nella realizzazione degli obiettivi che la Giunta regionale e il Dipartimento di Salute Pubblica hanno loro indicato. Abbiamo anche detto a tutti i dirigenti del Dipartimento di Salute Pubblica che non devono più operare mediazioni con un sistema molto complesso come quello della sanità, devono raggiungere gli obiettivi assegnati. Forse questo, ha concluso Emiliano, porterà in popolarità, ma i diritti dei cittadini vengono prima di tutto. C'è l'obbligo costituzionale di proteggere la salute delle persone, non quello di tutelare le posizioni di potere all'interno della sanità. E nel frattempo, in attesa che questo nuovo sistema venga rodato e attuato, i cittadini continuano ad aspettare lunghi mesi per una prestazione sanitaria o radiodiagnostica, in attesa di poter capire se il sistema sanitario pubblico che possa curarli o quello privato al quale sempre più spesso gli utenti si rivolgono.